Oggi vi faremo vedere come fare cannoli alla parmigiana. Iniziamo! Questa ricetta è nel nostro libro di Marti e Miki! E bene, e poi è scritto andiamo alla sfera, sei buono, bimbi! Iniziamo pulendo, lavando e tagliando a fette la melanzana. E la grigliamo! Noi le abbiamo cotte nella tostiera per farle rimanere più morbide. Adesso condiamo la passata di pomodoro con olio, sale e zucchero. E mescoliamo. Poi prendiamo il pane per tramezzino e con un mattarello lo appiattiamo. Lo tagliamo a metà e sopra ci mettiamo un cucchiaio di pomodoro. E lo allarghiamo bene con il cucchiaio. Ora ci mettiamo una fetta di prosciutto cotto e le melanzane che abbiamo cotto prima. Saliamo leggermente le melanzane e mettiamo nella parte centrale un pochino di parmigiano grattugiato e un pezzettino di formaggio dolce a pasta filata, tipo il galbanino. Infine ci mettiamo una fogliolina di basilico e arrotoliamo. Sbattiamo le uova con il sale e con una forchetta. Adesso mettiamo i nostri rotolini nell'uovo sbattuto. E poi nel pan grattato li fate girare bene. Adesso li mettete in una teglia con la carta da forno. Ci mettete sopra un pochino di olio. E cuociamo in forno statico preriscaldato a 200 gradi per 10-15 minuti o finché risulteranno dorati e croccanti. Ed ecco i nostri cannoli, adesso assaggiamo. Non so io Allora, io assaggio perché. questo. No, è mio. Più. Allora, la lana. Buonissimo. Buonissimo. Michi. Che ne dici? Li dobbiamo rifare? No. Perché il nastro non ci stanno bene? Facile. A presto! Ingredienti per 8 cannoli, 4 fette di pane per tramezzino, 8 fette di melanzane grigliate, 180 g di passata di pomodoro, 100 g di formaggio dolce a pasta filata, 100 g di prosciutto cotto, 20 g di parmigiano grattugiato, basilico, 2 uova, pan grattato, sale, zucchero e olio extravergine d'oliva.